test e alcol test sono risultati entrambi negativi. È stata dunque la velocità di provocare lo schianto dell'auto sulla statale 7 bis all'altezza di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli nella notte tra venerdì e sabato scorsi che ha provocato la morte di due persone, un appuntato dei carabinieri e una guardia giurata, mentre un altro militare dell'arma è grave e altri due se la sono cavata con lievi contusioni perché si sono lanciati oltre il guardrail per evitare l'impatto. Il conducente dell'auto killer, un 26enne di Sant'Antimo, è risultato pulito, ma la velocità che teneva era troppo alta. Abuso d'ufficio è l'ipotesi di reato avanzata dalla Procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sulla chiusura dell'intero reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale del Mare per consentire al personale di partecipare ad una festa organizzata dal primario. La notizia fece molto scalpore nelle scorse settimane. Il primario, nel frattempo sospeso dall'incarico, è stato ascoltato dai magistrati ai quali ha confermato tutto. Il medico sostiene però di non aver apportato alcun disservizio con la chiusura del reparto, ipotizzando finanche risparmi alla stessa struttura ospedaliera, una versione che non sembra combaciare con quanto sta venendo fuori in questo primo filone di indagine aperto dalla Procura di Napoli. L'inchiesta è coordinata dal PM Francesco Raffaele, magistrato in forza al pool Mani Pulite, guidato dall'aggiunto Alfonso Davino. È scattata questa mattina alle 8 e durerà fino alle 20 di stasera l'allerta meteo in Campania. Piogge e temporali sono stati registrati in varie zone della regione. Napoli e provincia sono state colpite in mattinata da forti piogge. L'avviso di allerta meteo di colore giallo, diramato dalla protezione civile, parla di precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio temporale con possibili raffiche di vento nei temporali. Il bel tempo comunque tornerà già dalle prossime ore. E prima dell'arrivo della pioggia, due vasti incendi hanno distrutto due fienili nel Vallo di Diano, a sud di Salerno. Ingenti i danni, in fumo centinaia di rotoballe di fieno. I roghi si sono sviluppati quasi in contemporanea la notte scorsa a Sassano e a Padula, nella frazione Scalo. Difficoltose le operazioni di spegnimento per i vigili del fuoco, che hanno impiegato squadre provenienti dai distaccamenti di Sala Consilina e Policastro Bussentino e dalla sede centrale di Salerno. Sul posto anche il gruppo di protezione civile del Vallo di Diano e i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Secondo una prima ipotesi sembra molto verosimile che si tratti di incendi dolosi. È contestata anche l'aggravante dell'odio razziale a un operaio di 33 anni che nella serata di ieri ha aggredito prima un migrante e poi una operatrice, colpendole a calci e pugni e provocando loro trauma cranico e addominale all'interno di una struttura di accoglienza di Atena Lucana, nel Salernitano. Nel corso della nottata, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno riscontrato che l'uomo sul proprio profilo social ha pubblicato post inneggianti al nazismo e al fascismo. Pur essendo al momento dell'aggressione in preda ai fumi dell'alcol, l'uomo, ritengono i carabinieri, avrebbe potuto premeditare l'azione, durante la quale ha leggermente ferito anche un militare intervenuto sul posto e danneggiato una gazzella dei carabinieri. L'aggressore è stato arrestato. Esistenze e lesioni a pubblico ufficiale, ingiurie, minacce e lesioni aggravate dall'odio razziale, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza alcolica sono i reati contestati. E di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente che ha visto coinvolta un'auto avvenuto alle 6 di questa mattina sulla A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Cerignola Ovest e Candela in direzione di Napoli, all'altezza del chilometro 158. A seguito dell'impatto il passeggero è deceduto, mentre il guidatore risulta ferito in maniera grave. Lo riferisce Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortesia attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. C'è sempre un bel film.